Noi avevamo delle defezioni soprattutto in difesa e alla fine penso che sia stato un punto guadagnato perché Masi non giocava da tanto tempo, Sinino uguale, Garofalo uguale, la manovra diventava difficile perché non c'era la partecipazione degli esterni, non c'era la partecipazione delle mezzale e la squadra era lunga tra difesa, centrocampo e attacco, si è giocato più sull'uno contro uno con gli attaccanti ma mai creare la superiorità sugli esterni con l'inserimento dei terzini, delle mezzale, tutto qua. I nuovi arrivi? I nuovi arrivi come Garofalo, bisogna vedere come arrivano, in quale condizione, sicuramente due giocatori di qualità e fisicità, però bisogna vedere la condizione fisica perché se no ci vuole del tempo per metterle in condizione. Le novità per Modena? Novità per Modena, adesso vediamo la condizione, siamo anche all'inizio, non siamo ancora al top fisicamente ma come noi anche le altre dobbiamo trovare la condizione. Secondo me ci siamo comportati bene, peccato per le occasioni che non sono state sfruttate, però ho visto la fame, ho visto la cattiveria, molta corsa, dobbiamo migliorare in molte cose, magari nel possesso palla giocarla di più, però è un punto importante, l'importante è non perdere. Si va subito a Modena, quindi insomma le batterie devono essere ricaricate in fretta. Sì, non c'è tempo di pensare, c'è solo tempo di lavorare, di far bene, martedì andiamo lì a giocarcela alla grande. Quest'anno il motto è giocarcela con tutti perché, ti ripeto, abbiamo fame e la voglia di arrivare in alto. Una bella partita, un bel esordio, anche la squadra abbiamo fatto bene, l'importante era fare bene il gruppo e non perdere. Siamo riusciti a prendere questo punto, abbiamo giocato bene, dobbiamo migliorare, possiamo migliorare, però tutto sommato è andato tutto bene. Dai. Bari secondo me oggi l'ho visto in difficoltà ma per merito del Varese, perché credo che non abbia concesso nessun... non abbia concesso spazio, l'ha costretto sempre a lanciare, eravamo belli corti, eravamo belli aggressivi, quindi abbiamo messo noi in difficoltà il Bari che secondo me è una delle pretendenti per andare in Serie A. Come si è strappato la camicia, mister? Secondo te? A furia di fare i gesti, a furia di incavolarmi con loro?